In primo piano il terremoto che nella notte ha devastato alcune aree del centro Italia, partiti i mezzi della protezione civile regionale. Il sisma è stato avvertito distintamente anche nel Riminese, dove le persone sono uscite in strada. In cronaca, è deceduto dopo una notte di agonia il turista bolognese di 88 anni investito da un furgoncino a Riccione. Inutili i tentativi dei sanitari dei Bufalini di strapparlo alla morte. Al meeting la solidarietà del ministro Boschi alle popolazioni colpite dal terremoto. Il ministro ha cancellato l'intervento in fiera ed è subito rientrata a Roma. Annullata anche la presenza del ministro Gentiloni. Tramonto divino torna a Rimini in piazza Cavour sabato 27 agosto con degustazione dei migliori vini regionali abbinati ai prodotti DOP e IGP della gastronomia emiliano-romagnola. Ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, lo avete visto dai titoli in apertura, ci occupiamo stasera del tremendo terremoto che ha colpito alcuni centri dell'Italia centrale, portando devastazione e morte. Un terremoto, peraltro, va detto, udito distintamente anche nella nostra regione, anche nel Riminese e nel Cesenato, un terremoto che le cui scosse hanno anche allertato il grattacielo di Cesenatico, dove è scattato il piano di evacuazione. In questi casi, infatti, una disposizione del regolamento interno prevede che l'edificio si svuoti. Il custode quindi ha dato l'allarme di evacuazione a circa 150 persone. In pochi minuti sono scese in strada, radunandosi in piazza Costa. Sono rimasti fuori dai loro appartamenti per un'ora. Nessun problema di staticità per l'edificio, nessun problema anche per il grattacielo di Rimini. Tante le persone naturalmente sono rimaste colpite, spaventate da quanto stava accadendo, sono riportate, riversate in strada, ma non è successo praticamente nulla. Il nostro primo piano di stasera, dunque, andiamo a riepilogare cos'è accaduto stanotte nel servizio firmato dal collega della redazione di Bologna Alessio Bertini, e poi andiamo a vedere anche le voci della notte. Scossa di terremoto nel centro Italia, l'Emilia Romagna si mobilita a memoria della tragedia che l'ha colpita nel maggio del 2012. Una prima colonna di 20 camion con a bordo un centinaio di volontari e tecnici dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile è partito in mattinata da Bologna per raggiungere il centro di coordinamento di Rieti, smistato poi nelle località colpite. In giornata sono stati raggiunti da altri mezzi e personale da Modena. La richiesta di intervento è arrivata nella notte, poco dopo le prime scosse. L'unità inviata, sottolineato in una nota, la Regione Emilia Romagna è composta da tende capaci di ospitare 250 persone, cucine da campo, una tensostruttura e altri servizi per la prima emergenza, tra i quali bagni e docce. La scossa più forte dello sciame sismico, magnitudo 6 della scala Richter, è stata avvertita distintamente anche a Bologna, in particolare in Romagna. Qui diversi sistemi d'allarme entrati in funzione, numerose le telefonate ai centralini di vigili del fuoco e forze dell'ordine. A Cesenatico, ma non solo, molti residenti e turisti svegliati di soprassalto hanno preferito scendere e rimanere in strada fino all'alba. Dalle prime ore di questa mattina e per tutta la giornata il comune di Rimini si è attivato per la verifica delle scuole comunali, 57 edifici in tutto. Ci vorranno giorni per ultimare i controlli, fanno sapere da piazza Cavour. Al momento nessuna segnalazione di danni a costruzioni private. Stessa situazione a Ravenna e Forlì Cesena, dove non si registrano stabili lesionati, ma i tecnici comunali sono comunque al lavoro per le verifiche di rito. Abbiamo avuto un po' di panico, devo dire, perché mia figlia, io stavo dormendo, mia figlia mi ha svegliato perché lei l'ha sentito subito. Poi, niente, poi siamo scappati. Ci siamo messi tra le porte perché a quel momento non puoi fare niente. Quando un pochino ha smesso siamo usciti tutti fuori. L'impulso è quello di uscire velocemente di corsa, così come ci si trova. Poi dopo, riflettendo, l'elasticità della struttura dovrebbe garantire in ogni caso meglio di altre, la paura è insopprimibile e quindi poi si sente il desiderio di stare all'aria aperta. È stato forte, molto forte. All'11 no, si sente una roba... balli fuori. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi.
Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. La cronaca, ennesima sciagura della strada. Nella tarda mattinata di oggi nel Ravennate, uno scooterista di 69 anni ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto in Fornace Zaratina, all'altezza dell'ingresso dell'autostrada 14 bis. La dinamica è al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna, intervenuti per i rilievi di legge. La vittima in sella ad un Yamaha City stava percorrendo via Faentina direzione San Michele quando si è scontrato con un furgone con targa polacca che dalla direzione opposta si stava immettendo sulla 14 bis. Il conducente del veicolo ha lasciato sull'asfalto una frenata di circa 6 metri, non sufficiente però purtroppo per evitare l'impatto. Col 69enne, a seguito dello scontro, lo scooterista è sbalzato dal mezzo rovinando sull'asfalto. Immediata la richiesta di intervento alla sala operativa del 118. Sul posto personale di Romagna soccorso con medico a bordo, ma per il conducente delle due ruote non c'erano mai più nulla da fare. I medici a quel punto non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. E un'altra vittima, in questo caso morto nella notte in seguito alle ferite riportate ieri sera in un incidente, il turista 88enne Ariccione bolognese, rimasto vittima di un incidente, è stato letteralmente schiacciato da un furgoncino in retromarcia. L'uomo purtroppo nella notte è deceduto al Bufalini Cesena. Sentiamo. È morto dopo una notte di agonia l'88enne turista bolognese, investito ieri sera verso le 19.30 in viale Donizetti a Riccione. Troppo gravi le ferite riportate in un incidente dai contorni quasi paradossali. L'uomo, in vacanza nella Perla Verde, alloggiato in un appartamento vicino al luogo del sinistro, è stato schiacciato da un autocarro in manovra. In mezzo appartiene ad una ditta che distribuisce detersivi agli alberghi. Da una prima e ancora sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che l'88enne si accingesse ad attraversare la strada. In quel momento il mezzo pesante rimanovra nel vicoletto per l'ultima consegna della giornata e durante la retromarcia il conducente non si è accorto della presenza dell'anziano turista, centrandolo in pieno con la parte posteriore e scaraventandolo sull'asfalto. Una volta a terra, l'autocarro gli è passato sopra con una ruota. Immediato l'intervento del 118, allertato dalle persone presenti in strada. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, si sono prodigati in ogni maniera, ma si sono resi immediatamente conto della criticità delle condizioni dell'uomo e hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Atterrato nel campo sportivo della Perla Verde, l'elicottero ha quindi caricato il pedone, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono subito apparse ai medici molto gravi. I sanitari hanno fatto il possibile per salvare la vita al turista bolognese, ma nella notte la situazione è ulteriormente precipitata e il cuore dell'88enne ha smesso di battere. Notte da Far West a Marina Centro, siamo a Rimini con la nostra informazione. Quella trascorsa ha visto infatti il guardiano di una spiaggia venire accoltellato e 3 turisti vittime di altrettanti violente rapine. Il fatto più grave si è consumato verso le 4.45 al bagno Turquoise, quando per cause in corso accertamento da parte dei carabinieri il sorvegliante notturno dello stabilimento balneare è stato aggredito da un malvivente. Ancora poco chiari i contorni di questa vicenda, ma dai primi riscontri sembra che la vittima, un albanese di 26 anni, avesse sorpreso un nordafricano sulla battigia, il quale aveva appena cercato di rapinare una coppietta appartata e avesse cercato di allontanarlo. Per tutta risposta l'aggressore ha estratto un coltello, ha scagliato un fendente che ha colpito l'uomo allo sterno, poi è scappato sul posto. Sono arrivati i mezzi del 118, i sanitari hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Infermieri di Rimini, dove le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. L'ennesima richiesta di denaro all'ex moglie ha fatto scattare un intervento della polizia, che si è concluso con l'arresto dell'ex compagno per tentata estorsione. È gioco patologico la causa della vicenda, che ha avuto come apice un litigio nella notte tra sabato e domenica in un'abitazione di Cesenatico. È qui che l'uomo, giocatore accanito d'azzardo, 50 anni, va a chiedere alla ex moglie, 45enne, una somma di 500 euro per ripagare un debito contratto, a quanto sembra con persone poco raccomandate.
comandabile. Inizialmente la donna, dopo varie resistenze, va al bancomat a fare il prelievo, ma poi, dopo aver allertato un'amica, si rifiuta di consegnare la somma all'uomo, arrivato in passato ad accendere anche un'ipoteca sulla casa di famiglia per ottenere 50.000 euro per debiti e vizi di gioco. Dal momento che il cinquantenne avrebbe preteso con modi minacciosi il denaro, gli agenti delle volanti hanno deciso per l'arresto per il reato di tentata estorsione. Da parte sua, la donna, assistita dall'amica, ha messo a verbale davanti agli agenti del posto di polizia di Cesenatico anni e anni di soprusi causati dalla dipendenza del compagno dal gioco. E adesso, con la nostra informazione, restiamo in cronaca e andiamo a vedere le altre notizie della giornata in PIL. Notte agitata sulla pista da ballo di una nota discoteca di Misano, quando una ragazza 19enne di origini romene ha preso a morsi un'altra cliente 20enne. Il parapiglia si è scatenato verso le 3 quando il personale del locale ha chiesto l'intervento dei carabinieri per la giovane che, in forte stato di agitazione, ha aggredito la sua vittima. La 19enne ha azzannato la rivale provocandole una ferita al lacero contusa all'arcata soprapigliare. Mentre la ferita è stata trasportata in pronto soccorso, l'esagitata agitata è stata bloccata dai militari dell'arma. Non contenta, la ragazza ha iniziato prima ad insultare una marescialla per poi dare nuovamente in escandescenza, prendendo a calcio un brigadiere e minacciandolo di morte. Visto lo stato di agitazione, è stato nuovamente chiesto l'intervento del 118 con i sanitari, che sono stati costretti a sedare la 19enne per poterla trasportare in sicurezza in caserma, dove è stata arrestata con l'accusa di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Ha perso il controllo della sua moto, finendo a terra dopo essere stato colpito da un fuoristrada, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente, che ha visto suo malgrado protagonista un forlivese di 50 anni, è avvenuto lo scorso 18 agosto lungo la provinciale 21 nella zona del Monte Trebbio, a Dovadola. I carabinieri della stazione di Modigliano in circa 48 ore sono riusciti ad individuare e a denunciare il responsabile all'autorità giudiziaria. Si tratta di un operaio 23enne di Castrocaro. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cesenatico hanno denunciato in stato di libertà per abbandono di minore una donna trentenne di origine albanese, residente in un comune della Valle del Rubicone. L'episodio si è consumato domenica durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia ha notato un bimbo di 6 anni che, smarrito in volto, a piedi nudi ed indossando solo gli slip, camminava in via Matteotti alla ricerca della madre, trovata poi successivamente sul posto di lavoro in un esercizio pubblico della zona. La donna, che è stata denunciata alla magistratura, non ha saputo fornire una risposta plausibile circa i motivi dell'accaduto. La Polizia Municipale di Riccione nei giorni scorsi ha riscontrato in Viale Dante l'indebita occupazione di suolo pubblico da parte di due commercianti che all'esterno del loro esercizio avevano posizionato manichini ed espositori oltre i limiti previsti dal regolamento comunale. I due esercenti sanzionati occupavano indebitamente lo spazio pubblico durante l'orario di apertura dei negozi, pregiudicando sia la circolazione dei pedoni che il decoro. Per questo motivo sono stati sanzionati, come da regolamento, con la chiusura dell'esercizio commerciale per 3 giorni. Con la nostra informazione adesso andiamo in fiera. A Rimini, ve lo abbiamo anticipato dai nostri titoli, la solidarietà del ministro Maria Elena Boschi alle popolazioni colpite dal terremoto. Il ministro ha infatti cancellato l'intervento in fiera ed è subito rientrata a Roma, annullata anche la presenza nel pomeriggio del ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Il sisma che nella notte ha devastato alcune aree del centro Italia, lasciando dietro sé vittime e distruzione, è piombato come macigno sul meeting di Comunione e Liberazione in Fiera Rimini, dove nella mattinata era atteso l'intervento del ministro Maria Elena Boschi, ospite dell'incontro sulla riforma della Costituzione con Sabino Cassese e Francesco Paolo Casavola. Visibilmente costernata, volto tirato, il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, giunto nei grandi padiglioni sulla Vecchia Emilia verso le 10:30, ha incontrato i relatori del convegno, il punto e la linea, storia e futuro della riforma costituzionale italiana, e gli organizzatori del meeting. Poi ha deciso di rientrare in tutta fretta a Roma per seguire la situazione determinata dal terremoto, lasciando la fiera senza rilasciare dichiarazioni ai numerosi cronisti che l'attendevano. Una decisione comprensibile, saggia. Vista la situazione, il ministro sta tornando nella capitale per una valutazione dei fatti della scorsa notte, ha spiegato il portavoce del meeting, Stefano Pichi Sermolli. Tutti gli incontri odierni del meeting si sono aperti con un momento
di silenzio e raccoglimento per le vittime del terremoto, Monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha aperto l'incontro sulla Chiesa italiana dopo il convegno di Firenze con una preghiera per le vittime. Anche il ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, ha annullato la sua partecipazione oggi pomeriggio al meeting di Comunione e Liberazione in seguito al terremoto di stanotte. Gentiloni avrebbe dovuto parlare ad un incontro sulla pace in Medio Oriente con Jan Fiegel, inviato speciale della Commissione dell'Unione Europea per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione. Controlli straordinari dei carabinieri del NAS e nucleo antisofisti. Controlli straordinari dei carabinieri del NAS nel centro storico di Forlì, in particolare nel mirino degli uomini dell'arma, sono finiti due punti vendita di ortofrutta gestiti da un cittadino egiziano. Nell'attività a pochi passi dal centro, i militari affiancati a personale dell'AUSL hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie con conseguente sospensione dell'attività. Il negozio rimarrà chiuso fino a quando il titolare non ottempererà al ripristino del locale. In particolare è stato accertato che la merce non fosse sistemata in un ambiente salubre, mentre i rifiuti di lavorazione si trovavano gettati alla rinfusa. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 4.000 euro. In un altro punto vendita della stessa catena è stata invece elevata una sanzione amministrativa. Durante gli accertamenti, i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno identificato un 41enne del Burkina Faso irregolare in Italia, all'extracomunitario. Era stato rifiutato il permesso di soggiorno nel 2014, si è provveduto così ad un nuovo provvedimento di espulsione. L'uomo sposato e disoccupato è stato denunciato per violazione della normativa sugli stranieri. E adesso con la nostra informazione parliamo anche di, torniamo ad occuparci del campo nomadi di Via Islanda, Rimini. Ebbene, c'è stato un intervento da parte del comune, 33.000 euro per rimettere in sesto alcune situazioni che chiaramente creavano grossi problemi. Un intervento di tipo coatto, naturalmente poi dopo gli abitanti del campo nomadi dovranno poi risarcire l'amministrazione, dunque Palazzo Garampi, sentiamo. Conto salato per il comune di Rimini, che ha stanziato 33.000 euro per la messa in sicurezza del campo nomadi di Via Islanda. I soldi serviranno a sanare una situazione ben al di là della legalità, fatta di impianti elettrici fuori norma, bidoni a GPL abbandonati sotto il sole senza protezione, generatori di calore a legna, tubi del gas caduti e rifiuti sparsi ovunque. Il provvedimento arriva dopo che lo scorso inverno Palazzo Garampi aveva notificato le famiglie Rom e Sinti che stazionano in Via Islanda un'ordinanza rimasta lettera morta che imponeva loro di sanare la situazione. Si tratta dunque di un intervento coattivo, perché l'ordinanza emessa dal comune di Rimini lo scorso febbraio a seguito di un sopralluogo dell'AUSL che aveva evidenziato situazioni precarie non era stata eseguita entro il termine del 30 marzo. Vista l'inadempienza dei nomadi, Palazzo Garampi ha affidato Dantea l'incarico di sistemare il campo per una spesa complessiva di 33.180 euro, riservandosi poi di presentare il conto agli abitanti con la speranza che paghino le spese di tasca loro. Essendo interventi di tipo coattivo che l'amministrazione esegue ai danni del privato, precisa il comune di Rimini nel documento che delibera lo stanziamento della cifra, la spesa sostenuta ed anticipata dall'amministrazione dovrà essere risarcita dai soggetti inadempienti. Le situazioni a rischio rilevate nell'area dai tecnici dell'AUSL, per le quali sono stati richiesti gli interventi di messa a norma in sicurezza, sono relative in particolare all'adeguamento dell'impianto elettrico alle normative, ma ci sono problemi anche sulla fornitura armati per il ricovero dei bidoni a GPL posti all'esterno, quindi la sostituzione delle tubazioni di adduzione del gas cadute, la raccolta dei rifiuti di vario genere presenti da avviare smaltimento. Uno sguardo anche alle iniziative, alle manifestazioni del fine settimana, in questo caso un ritorno a Rimini con Tramonto Divino, evento giunto alla terza delle 8 tappe che si terrà a Rimini in piazza Cavour sabato prossimo, dunque il 27 agosto. È una degustazione dei migliori vini regionali abbinati ai prodotti DOP e IGP della gastronomia emiliano-romagnola. Per operare una corretta selezione dei partecipanti all'evento, indirizzando a una degustazione e un consumo consapevole di vini e prodotti gastronomici regionali, spiegano i promotori, è previsto un ticket d'ingresso
ticket che prevede poi la consegna ai partecipanti di una guida Emilia Romagna da bere e da mangiare, un calice per la degustazione, degustazioni libere di vino e un carnet di assaggio per i prodotti della gastronomia Tramonto di Vino, organizzato dall'Agenzia Prima Pagina di Cesena insieme all'AIS dell'Emilia Romagna, all'assessorato all'agricoltura della regione, a PT Servizio in un camera, a collaborazione dei consorzi regionali delle DOP e IGP. Non c'è altro con la nostra informazione, mi fermo qua. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a vederci in diretta a streaming 24 ore su 24, tutte le produzioni della rete, tutte quante, l'edizione sotto regionale, l'indirizzo telerimini.it, dove potete anche leggere le principali notizie della giornata. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci.